Ste. Il Green Pass europeo diventa realtà, operativo dal 1 luglio. Friuli Venezia Giulia già pronta a mettersi a disposizione con i dati necessari sul fascicolo sanitario elettronico. Droga dal Pakistan fino a Trieste, nella maxi operazione nazionale anche un minorenne scoperto in città con 7 kg di eroina in una valigia. Violenta lite domestica in via Madonnina, due coinquilini si sono aggrediti a vicenda con un coltello e un tubo metallico, all'origine del gesto la gestione delle spese. Il premier Draghi critica la Cina e stoppa la via della seta al G7, ma che fine ha fatto l'intesa Trieste-Pechino? D'Agostino di fatto non è mai partita. Chiusa da stamattina via San Michele, da domani mattina anche via Ginnastica, lavori e sottoservizi che dureranno fino a settembre. Spazi esterni dell'asilo La Capriola di Borgo San Sergio senza tendone per riparare i bimbi dal sole, l'appello dei genitori rivolto al comune per intervenire. L'origine di alcuni modi di dire entrati nel linguaggio comune triestino, molti hanno avuto origine dalle case di tolleranza di un tempo. Telespettatori, ben ritrovati in una nuova edizione del telegiornale di Tele4. A partire dal 1 luglio sarà operativo il Green Pass europeo per permettere ai cittadini di poter circolare liberamente nell'Unione. Il Friuli Venezia Giulia è già pronto a ottemperare la messa a disposizione dei dati a livello informatico grazie al fascicolo sanitario personale disponibile sull'applicazione Sesamo. Il servizio di apertura di Marco Stabile. Il Green Pass europeo diventa realtà e sarà operativo a partire dal 1 luglio. Stamani a Bruxelles firma sul regolamento che istituisce il certificato digitale Covid-UE, votato a facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire alla ripresa economica. A siglare il documento il primo ministro portoghese Antonio Costa in rappresentanza degli Stati membri, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La regione Friuli Venezia Giulia, dal canto suo, è già pronta per ottemperare a livello informatico per la messa a disposizione dei dati per il Digital Green Pass, certificato di vaccinazione, di avvenuta guarigione dal Covid, piuttosto che i tamponi effettuati, sono infatti già disponibili sul fascicolo sanitario elettronico personale disponibile sull'applicazione Sesamo. Questo passaporto che consentirebbe alle persone di muoversi facilmente è uno dei grandi temi all'ordine del giorno. Noi come sistema regionale siamo in grado di metterlo a disposizione attraverso il fascicolo sanitario elettronico. Naturalmente stiamo lavorando nel contesto italiano ed europeo per dare le nostre informazioni che potranno essere veicolate in questa procedura, che però non è nella gestione regionale, quindi noi siamo a disposizione di questo. E proprio stamani in Consiglio regionale si è parlato di digitalizzazione sanitaria nel corso dei lavori della Commissione Sanità, in cui il vice governatore ha evidenziato come gli accessi alla piattaforma informatica Sesamo siano aumentati del 71% nei primi 5 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Uno strumento dimostratosi decisivo proprio durante la pandemia, ha spiegato Riccardi, che dovrà essere allineato a quelli delle altre regioni italiane. E per il Friuli Venezia Giulia in particolare sarebbe auspicabile che potesse dialogare anche con i circuiti transfrontalieri di Slovenia e Austria. In una seduta in cui il tema vaccinale è tornato alla ribalta in più occasioni è arrivata anche la richiesta della consigliera dei cittadini Simona Liguori relativamente alle inoculazioni da parte dei medici di famiglia. Abbiamo parlato proprio dell'impegno dei medici di famiglia nella campagna vaccinale, chiedendo di togliere le tante burocrazie e gli intoppi anche per quanto riguarda appunto le comunicazioni digitali, le forme di prenotazione che loro devono fare, sentirsi liberi di poter prenotare per accompagnare per mano alla vaccinazione i pazienti fragili. Interventi. Vediamo assieme il bollettino coronavirus grazie all'utilizzo delle nostre grafiche. Sono 4 i casi registrati nelle ultime 24 ore, 3 da tampone molecolare, 1 da tampone rapido. I tamponi in tutto sono stati 1529, 1147 molecolari, 382 quelli rapidi. Ancora nessun decesso in Friuli Venezia Giulia, mentre i pazienti degenti in terapia intensiva sono 4. Coloro che sono degenti in altri reparti sono 9 e il dato dei nuovi guariti, come potete vedere dalle grafiche, è di 11 pazienti nelle ultime 24 ore.
Continuiamo con la cronaca, le nuove rotte del narcotraffico internazionale interessano anche la città di Trieste, in particolare i carichi in arrivo dal Pakistan. Nella maxi operazione condotta dalle Fiamme Gialle di Ancona spicca anche un minorenne scoperto in città con 7 kg di eroina in una valigia. C'è anche un minorenne pakistano arrestato a Trieste lo scorso settembre tra le 29 persone finite in manette negli ultimi 2 anni con l'accusa di aver dato vita a un'organizzazione che importava droga dal Pakistan all'Italia, una delle nuove rotte del narcotraffico internazionale scoperta e smantellata dagli esperti del GICO, della Guardia di Finanza di Ancona, nell'ambito dell'operazione Last Chance, in cui sono stati sequestrati oltre 44 kg di eroina. Il giovane arrestato in città proveniva da Vienna, dove era atterrato con un volo niente dal suo paese. La droga era stata introdotta in Italia grazie a una speciale gomma piuma utilizzata come imbottitura della sua valigia. Il contenuto del trolley in realtà non era un derivato della plastica, ma droga compattata in una diversa e singolare forma. 7 kg di stupefacente, il carico trovato in possesso del giovane. A Trieste il Corriere pakistano avrebbe dovuto consegnare il carico a un altro soggetto italiano proveniente da Terni. La gomma piuma, ha accertato la Guardia di Finanza, una volta arrivata in Italia veniva lavorata in appositi laboratori per essere trasformati in eroina con un particolare processo di trasformazione. Il poliuretano espanso elastico veniva triturato con specifiche apparecchiature. Il composto ricavato veniva setacciato con filtri e fatto bollire lentamente per cristallizzare la sostanza stupefacente. Poi, di nuovo frullata, la droga veniva mescolata con sostanze da taglio come la mannite. Una violenta lite domestica tra conviventi per una serie di contrasti sul pagamento delle spese e bollette ha rischiato di trasformarsi in una tragedia in un appartamento di via Madonnina a Trieste. Sentiamo cosa è successo. Poteva avere conseguenze ben peggiori la lite domestica andata in scena ieri pomeriggio in un appartamento di via Madonnina nel centro di Trieste. I due conviventi, un senegalese di 45 anni e un marocchino di 38, si sono affrontati a muso duro per la gestione delle spese quotidiane. Una domenica ad alto volume nell'appartamento condiviso a poca distanza da Largo Barriera. Urla a non finire per questioni di soldi, affitto, bollette e altre incombenze. L'ennesima discussione è salita di livello, prima con un calcio alla porta del frigo, poi con una vera e propria escalation. Uno si è armato con un grosso coltello da cucina, provocando una serie di tagli alle braccia del convivente. L'altro, per tutta risposta, ha imbracciato una porzione di tubo metallico, colpendo ripetutamente il convivente e provocandogli una serie di tumefazioni al capo e ai fianchi. Provvidenziale si è rivelato l'intervento della squadra volante della questura, richiamata sul posto dalla telefonata partita da alcuni vicini di casa, a quanto pare esasperati e allarmati da un episodio che rappresenterebbe solo l'ultimo di una lunga serie. I due sono stati fermati dai poliziotti e ricoverati poi all'ospedale per le cure del caso. Ovviamente la presenza di oggetti atti ad offendere ha reso necessario un intervento fermo e deciso da parte degli agenti, che hanno poi verbalizzato una denuncia per lesioni personali aggravate. In breve un'altra notizia di cronaca. Ieri sera un triestino di 20 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e è stato sanzionato per aver violato il codice della strada. A bordo della macchina del padre, proveniente da Via Roma, ha sfrecciato in Corsa Italia a tutta velocità, trovandosi proprio in prossimità dell'intersezione di vari attraversamenti pedonali. La sua condotta è stata però notata da una volante che lo ha fermato, si è opposto all'identificazione e dopo le formalità di rito è stato sanzionato e anche denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica. Oggi è stato celebrato anche il 159esimo anniversario della Polizia Locale. Stamattina davanti alla caserma San Sebastiano ha avuto luogo un momento di cerimonia per omaggiare il lavoro del Corpo Municipale. Bernardo Gulotta. Collaborazione, senso di appartenenza, presenza sul territorio. Queste tre parole, o motti che siano, sono stati utilizzati rispettivamente dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, dal vice sindaco di Trieste Paolo Polidori e dal comandante della polizia locale Walter Milocchi in occasione della cerimonia per il 159esimo anniversario del Corpo Municipale. Noi dobbiamo smetterla di pensare magari alle piccole invidie e gelosie che magari anche possono esserci, nel senso che tra chi ha una competenza e chi ha un'altra. Questo l'abbiamo fatto già in questo territorio, abbiamo superato completamente
solidamente nell'ottica di una collaborazione volta a dare semplicemente i risultati, perché poi al cittadino interessa questo. Alla polizia locale non interessa e non vuole fare il compito delle altre forze dell'ordine e viceversa, la regione non vuole sostituirsi allo Stato, ma ai cittadini di tutta questa burocrazia forse interessa poco, interessa capire e vedere che le cose funzionano realmente, e questo lo stiamo facendo. Nel corso della mattinata è stata scoperta la targa in memoria delle persone cadute in servizio, sono state ammainate le bandiere triestine, italiana ed europea, sono stati conferiti dei riconoscimenti a quegli operatori che si sono distinti per alcune specifiche attività. Come ha dichiarato il comandante Milocchi, la polizia locale non è solo rilevare gli incidenti stradali, 1548 nell'ultimo rapporto annuale, ma anche molte altre operazioni accentuate dal periodo pandemico. È stato un periodo difficile per tutti, ma che tutti i miei collaboratori hanno affrontato sicuramente con un grande spirito di corpo, come si usa dire, ma anche di vicinanza alla cittadinanza per poter fornire ausilio, informazioni e anche per i controlli. Presenza sul territorio vuol dire condividere una strategia, perché la sicurezza non è un insieme di provvedimenti o un'organizzazione a sé, è una strategia vera e propria, quella della sicurezza, che mette in campo tutte le forze dell'ordine in collaborazione le une con le altre, e in questo senso vale anche la collaborazione tra istituzioni, quindi tra regione e comune in questo caso, che ha dato dei frutti e sta dando dei frutti notevoli per quanto riguarda le molteplici visioni della sicurezza che abbiamo in questa città. Sciopero nazionale dell'Unione Sindacale di Base, partita questa mattina ai varchi del porto di Trieste, è stata l'occasione per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, non sulla Trieste, e chiedere più salute e sicurezza. Vediamo. Noi non molliamo. Dai. Noi non molliamo, ragazzi. Noi non molliamo. Eccolo. Per Roberto! È iniziato così lo sciopero nazionale in porto indetto dall'Unione Sindacale di Base per chiedere più salute e sicurezza sul lavoro. È stata però anche l'occasione per ricordare Roberto Bassin, guardiafuochi 46enne, venuto a mancare il 28 settembre 2019 in un tragico incidente all'interno dello scalo triestino. Lanciamo un appello alle autorità portuali, autorità marittima, a tutti quelli che ci stanno ascoltando. La morte di Roberto Bassin non andrà dimenticata, noi continueremo finché le cose nel porto di Trieste e anche negli altri porti non cambieranno, in quanto categoria flagellata da concorrenze, tariffe spietate e male gestione. Un'occasione anche per ricordare il più recente incidente sul lavoro, il 26 maggio scorso, dove ha perso la vita Matteo Leone, 34 anni, nel porto commerciale di Salerno. L'USB con questa manifestazione, partita già dalle 6 di mattina, chiede tra le altre cose l'internalizzazione del servizio di guardiafuochi e l'applicazione integrale dell'ordinanza Bassin. C'è stato recentemente l'ennesimo incidente mortale che ha colpito un ragazzo di Salerno. Noi siamo qui oltre perché c'è questo sciopero nazionale, perché un anno e mezzo fa c'è stato l'incidente di Bassin, i guardiafuochi, e questo diventa per noi un momento di mettere pressione su un tavolo che ho aperto con l'autorità portuale in merito alle nostre richieste, che riguardano ovviamente l'internalizzazione del servizio di guardiafuochi, che non può essere sottoposto a concorrenza sleale. Vogliamo l'applicazione integrale dell'ordinanza Bassin per migliorare le regole della sicurezza qui in porto, e ovviamente oggi diventa anche il giorno per ricordare quello che è avvenuto e per far sì che salute e sicurezza non vengano messe da parte al posto del profitto. Le dure parole sulla Cina del Presidente del Consiglio Mario Draghi hanno di fatto segnato un sostanziale stop anche alle intese sulla Via della Seta. Quali riverberi sul porto di Trieste, che siglò nel 2019 l'intesa con il colosso di Pechino? Sentiamo. Quale atteggiamento debbano avere i G7 nei confronti della Cina, ma più in generale di tutte quelle autocrazie che inquinano l'informazione, interferiscono nei processi elettorali, usano la disinformazione come tecnica quasi, come dire, aggressiva, usano i social media, ma fanno anche altre cose, fermano gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani.
Un'analisi piena di franchezza sulla Cina, termine usato a più riprese da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi in merito alle politiche di Pechino nella conferenza stampa di chiusura del G7. Parole che dalla Cornovaglia rimbalzano su Trieste, considerando che l'Italia, e con essa il nostro porto, è stato l'unico paese occidentale a siglare gli accordi sulla Via della Seta nel 2019, all'epoca del governo Conte. Accordi che, ha assicurato Draghi, molto probabilmente verranno rivisti. E per quanto riguarda l'atto specifico lo esamineremo con attenzione. Traducendo dall'aplomb diplomatico, come hanno fatto le grandi testate nazionali, si va verso lo stop. In realtà però tra il Covid e la mancata reciprocità degli accordi, intese come quelle del porto di Trieste, non sono mai decollate. L'accordo con la China Communication Construction Company prevedeva, a fronte di investimenti di Pechino sulle infrastrutture, la possibilità per le imprese italiane di creare una serie di piattaforme in Cina per l'import di prodotti del bel paese. Un progetto quest'ultimo che non è mai potuto partire, ci ha spiegato il presidente dell'Authority Zeno D'Agostino. Dunque, in assenza di reciprocità cinese nell'apertura alle imprese italiane, non ha preso piede nemmeno nessun progetto cinese a Trieste. Di fatto, ha aggiunto D'Agostino, gli accordi operativamente in questo momento non esistono, eppure sul fronte degli investimenti ferroviari, come noto, si sono seguite strade diverse. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo fra pochissimo. Tornano le chiusure per i lavori estivi e i sottoservizi in due strade chiave per il traffico cittadino di Trieste, via San Michele e via Ginnastica. Vediamo. Torna l'estate e fioriscono i cantieri. Per quanto riguarda le strade triestine, ripartono i lotti di lavori che riguardano i sottoservizi di due importanti arterie di collegamento. In primis, dalle prime ore di stamani, la chiusura di via San Michele. E quindi c'è la chiusura della strada, deviazioni in atto con la segnaletica, c'è solo la deroga per i frontisti per accedere alle proprietà laterali, chi ha i garage. Inoltre questa mattina siamo stati anche impegnati sulla via Polonio, che rimane chiusa da via Brunner a via Ginnastica, questo per lavori di asfaltatura che dovrebbero ultimarsi oggi in giornata. Da domani toccherà via Ginnastica, aprendo la fase di cantieri già sperimentati nello scorso periodo estivo, che hanno costretto in molti a deviazioni sul tragitto casa-lavoro e non solo. E viene chiusa anche da domani la via Ginnastica, questo da via Timesso a scendere, anche qui per lavori di rifacimento della rete gas. Ci saranno deviazioni in atto e tutta una serie di inversioni, sensi di marcia e deviazioni. Interventi lunghi che dureranno sostanzialmente l'intero periodo estivo. E fino a settembre, quindi tutta l'estate rimarranno le chiusure, i lavori sono abbastanza impegnativi e importanti per quanto riguarda appunto questo rifacimento. Notizie anche relative in merito al vertice che si sta svolgendo tra Italia e Slovenia, tra Logar e Di Maio, i due ministri degli esteri. Si parla anche di migranti. L'aumento del flusso verso l'Unione Europea mette in evidenza l'urgenza di una politica migratoria europea, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio dopo l'incontro alla Farnesina con l'omologo sloveno Logar. Ho condiviso con il collega Logar l'importanza che l'Italia e la Slovenia lavorino assieme per dare un nuovo impulso ai negoziati sul patto migrazioni e asilo, affinché si possa giungere a un accordo per la piena attuazione dei principi di solidarietà e condivisione delle responsabilità. Torniamo a Trieste, parliamo di un caso, un asilo comunale a Borgo San Sergio, la Capriola, dove c'è una problematica relativa proprio al periodo estivo. Manca il tendone nello spazio comune per coprire i bimbi quando fa davvero troppo caldo. Ecco, abbiamo sentito alcuni genitori interessati al problema che ci hanno spiegato l'urgenza della questione. Vediamo. Noi 5 anni fa come comitato genitori abbiamo acquistato dei teleombreggianti verdi in modo che i bimbi possano avere un po' d'ombra. Li abbiamo donati all'asilo, purtroppo però questi teli non vengono montati dal comune in quanto dicono che non hanno personale per il montaggio. Alla scuola comunale dell'infanzia La Capriola in via Curiel i bambini nelle attività ricreative esterne sono costretti a stare perennemente sotto il sole. La struttura portante dei gazebo c'è, ma non sono mai stati montati i teli. E con la stagione calda sono molti i genitori che chiedono a gran voce l'intervento del comune per mandare del personale per ottemperare al bisogno. Sono dei semplici teli verdi traforati, le strutture
strutture sono già preesistenti, andrebbero semplicemente fissati con delle fascette. I teli sono presenti in struttura, sono nel magazzino della struttura, quindi basterebbe semplicemente il personale che venga a montarlo. Un montaggio che comunque si risolve in una mattina. Le richieste tramite telefonate e mail sono state inoltrate, ma ancora non è stata comunicata una data di intervento. Noi abbiamo fatto già richiesta l'altro anno quando siamo rientrati a settembre dopo il lockdown, ma non c'è stata data la possibilità in quanto c'era la carenza di personale. Abbiamo ricominciato a chiamare, a sentire i vari funzionari del comune quest'anno ad aprile, e da aprile ad oggi ci sono state una serie di 10 se non più telefonate tra comune. Alla fine abbiamo mandato anche una mail all'assessore Brandi, il quale però non ci ha mai risposto. A noi non ha mai detto niente, c'è anche quello, voglio dire, chiedere lecito, rispondere cortesia. Presente all'incontro anche la consigliera comunale pentastellata Elena Danielis per supportare le richieste fatte dai genitori. Succede questo perché il comune non è organizzato per fornire un servizio direttamente al cittadino. Non è il cittadino che deve inseguire il comune, è il comune che deve rendersi disponibile, ma deve dare anche la possibilità ai cittadini che vogliono di partecipare e collaborare. È importante che il comune dia la possibilità a questi genitori, che peraltro hanno donato il donabile, perché i tavolini, le sedie, i teli ombreggianti, adesso arriva anche una casetta, i giochi, cioè tutte cose che i genitori tramite collette fra di loro rendono disponibili come struttura per la loro scuola, per i bimbi che la frequentano e per i bimbi che la frequenteranno. Ancora notizia sul vertice Italia-Slovenia con il ministro degli esteri Luigi Di Maio che dice: l'Italia si impegna a mantenere uno stretto coordinamento con tutte le controparti del Mar Adriatico per la delimitazione della propria zona economica esclusiva e per definire le giurisdizioni marittime in linea con la Convenzione ONU per il diritto del mare. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Nell'occasione Di Maio ha anche posto l'accento sul riconoscimento di Gorizia e Nova Gorizia come capitale europea della cultura, un successo che conferma la profondità dei legami tra Italia e Slovenia. Torniamo a Trieste e parliamo di spazi verdi. Prorogata l'ordinanza comunale che concede alle associazioni sportive l'attività nelle aree verdi e nei giardini pubblici. Siamo proprio stati in giardino pubblico a vedere. In un periodo di difficoltà pandemica come che ci ha visto poi in serie difficoltà le associazioni sportive, ma anche le associazioni culturali, abbiamo deciso di portare avanti una delibera che avrà validità fino al 31 ottobre per garantire spazi verdi all'interno dei giardini gratuitamente. Spazi garantiti nelle aree verdi per tutte le fasce d'età, favorendo il benessere fisico attraverso le attività ludico-sportive all'aria aperta. È la missione che l'amministrazione comunale sta portando avanti nel periodo pandemico. Lo sport favorisce i legami di amicizia, la socialità e l'inserimento in contesti sani e formativi, soprattutto per i bambini più piccoli, che fino a fine ottobre potranno svolgere varie attività in tutti gli spazi verdi pubblici a Trieste attraverso le associazioni che sono interessate ad aderire al programma. Per chi voglia, le associazioni che vogliono fare le loro attività all'aperto, oggi siamo qui nel giardino pubblico dove è partito il centro estivo, ma non si limita alle attività dei bambini, alle attività degli anziani, alle attività di Pilates, alle mamme, coi passeggini. Abbiamo oltre 30 associazioni che hanno già fatto richieste e stanno usufruendo degli spazi verdi nelle varie zone della città, quindi non solo in centro ma anche in periferia. Oggi durante la conferenza stampa in giardino pubblico erano presenti gli allievi e gli istruttori della società ginnastica triestina. Con il comune di Trieste abbiamo messo su questa organizzazione di aprire alla città, quindi a tutti i ragazzi, i bambini della città, questo centro estivo dedicato proprio all'avvicinamento allo sport, all'aria aperta. Per loro è stata una sofferenza non poter praticare e limitarsi alle attività di base, finalmente le palestre sono riaperte, ma ancora di più stare all'aria aperta e fare attività sportiva per loro è uno sfogo, un divertimento. In comune a Trieste è stata presentata la rassegna Trieste un weekend d'autore, un'occasione per gli appassionati e i lettori di interfacciarsi con tanti personaggi culturali italiani proprio in visita a Trieste nel prossimo weekend, ma vediamo dal servizio di cosa si tratta. Il significato di questa manifestazione è proprio di portare anche degli autori a Trieste per conoscere Trieste.
Trieste, un weekend d'autore, è il titolo della 3 giorni di rassegna culturale nel capoluogo giuliano per coinvolgere i lettori della città e anche il pubblico e per conoscere i nuovi spazi del magazzino 26. Un programma ricco di eventi dal giovedì 17 giugno a sabato 19. È stata fatta apposta questo weekend, è il numero zero di una programmazione che vorremmo ripetere negli anni e ampliare anche con l'aiuto vostro, della stampa, della televisione, perché diventa un appuntamento continuativo. Trovo che Trieste sarebbe la città ideale proprio per fare una manifestazione del genere, partendo dal suo passato e arrivando a quello che è oggi. Si comincerà il 17 giugno alle 10 in sala Luttazzi con l'omaggio al maestro Morricone. Venerdì 18, sempre alle 10, è prevista la passeggiata alla scoperta della Trieste letteraria. Nel pomeriggio si tornerà in sala Luttazzi per la diretta streaming da Washington del professor Carlo Cottarelli, che sarà intervistato dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Varino sul suo libro dal titolo All'inferno e ritorno per la nostra rinascita sociale ed economica. La rassegna si concluderà il 19 giugno con altri 2 incontri, sempre in sala Luttazzi. Nel magazzino 26 l'ingresso sarà libero fino a esaurimento posto nel rispetto delle normative anti-Covid. Siamo all'anno zero di una proposta che raccoglierà alcuni autori, presenterà alcuni libri. In quello che è una città già letteraria per sé, ricordiamo che abbiamo anche quest'anno rinnovato la nostra domanda, il bando UNESCO per diventare una città della letteratura, ma lo siamo già di fatto, si pensi solo a Trieste che ha ospitato i grandi titani del Novecento, Svevo, Joyce, Saba, e quindi credo che abbiamo il dovere soprattutto di far sì che questa, la letteratura in legge di per sé va bene, riprenda quota. Credo che il leggere sia un elemento fondamentale, così ho sperimentato io nella vita, cioè ti dà un senso di apertura mentale che non ti dà se non lo fai. Quindi credo che questo è un evento da apprezzare, un evento da pubblicizzare, vengono qui degli autori importanti. Perché a Trieste diciamo tu mare grega? Ce lo ha spiegato venerdì mattina il dottor Dino Cafagna nella consueta rubrica storica Sveglia Trieste. Il tutto rientra nella presenza all'epoca delle case di tolleranza in città. Vediamo il servizio. Si dice che fra le prime parole che si imparano di una lingua o di un dialetto ci sono le parolacce. Venerdì mattina nel corso della rubrica storica di Sveglia Trieste il dottor Dino Cafagna ha ripercorso un aspetto singolare del capoluogo regionale di metà Novecento, ovvero la presenza delle case di tolleranza a Trieste, tema che ha dato modo poi di capire l'origine di certi termini, sempre dispregiativi verso la donna, specie se lavoratrice di queste strutture. Ecco spiegato quindi perché a Trieste diciamo tu mare grega. Ho fatto un elenco dei modi di dire per quanto riguarda la donna che fa questo lavoro e mi sono imbattuto in un numero incredibile di definizioni, tanto è vero che poi ho anche smesso, ecco, perché tutti i termini che vengono usati nel confronto della donna che lavora qua dentro sono tutti termini negativi. La parola bagascia deriva da Baghdad, perché si confondeva Baghdad come una città del peccato, che quindi è una donna che proveniva da lontano, una donna orientale che peccava, ecco, hanno tutta una etimologia particolare, ecco. Noi sappiamo con precisione quali erano le case aperte, chi le frequentava, quante erano le donne che ci lavoravano, l'età, la provenienza, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, qui vediamo grosso modo che venivano da tutti i paesi. Ovviamente una triestina non poteva lavorare a Trieste perché poteva imbattersi in modo imbarazzante in qualche parente, in qualche amico, perfino uno zio. Ecco, quindi venivano tutto da lontano, più lontano possibile. E qui c'è anche la famosa frase, il famoso detto, ecco, tu mare grega, che significa in qualche modo la grega inteso come donna che viene da lontano e quindi che fa questo lavoro, ecco, quindi è una frase che vuole essere un insulto nella propria madre, ma in verità i triestini che sono dei bonaccioni la usano come semplice battuta, ecco, questo per spiegare perché le donne venivano da lontano. È tutto per questa edizione del telegiornale di Tele4, come sempre grazie per averci seguito e una buona serata.